Viene presentato oggi questo primo report che nasce da un rapporto di collaborazione tra Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, Università Politecnica delle Marche, in particolare il Dipartimento di Management e lo spin-off live dell'Università stessa. L'obiettivo è quello di focalizzare l'attenzione sul tema del terzo settore, ma in maniera innovativa. Verranno affrontate infatti tre tematiche differenti ma strettamente interconnesse fra loro. Una riguarda gli aspetti economico-sociali, dal quale si evince l'importanza del terzo settore non solo dal punto di vista sociale ma anche economico in relazione agli occupati. C'è stata una crescita nel periodo 2011-2015 e le Marche si caratterizzano per una presenza piuttosto consistente. Inoltre, sempre in questa tematica, sono state evidenziate le differenti tipologie di enti. Questo perché spesso si parla di terzo settore in maniera omogenea, al contrario, all'interno troviamo organizzazioni molto differenti con esigenze diverse e con criticità diverse. Un'altra tematica che è stata esaminata ed è oggetto di attenzione è quella relativa alla misurazione, e cioè misurare l'impatto che gli investimenti che vengono realizzati producono sia a livello sociale ma anche a livello economico. Infine il terzo tema, anch'esso approfondito oggi, che è quello della normativa. Questo a fronte dell'evoluzione normativa che ha caratterizzato il settore welfare. In sostanza, quello che verrà evidenziato è la necessità di interventi mirati su aree specifiche, come ad esempio il controllo di gestione, il marketing, la capacità di fare fundraising, la capacità di realizzare progetti sia a livello regionale, nazionale, ma soprattutto europeo, tenendo conto però delle differenze che queste organizzazioni hanno.